Puntata numero 62 di Minuto Zero, pronti a tuffarci anche questa volta nell'ennesimo weekend sportivo alle porte. Buonasera Fabio. Buonasera Gianmarco, buonasera e bentrovati. Dunque un weekend tutto da raccontare. Iniziamo subito, visto che la settimana scorsa hai detto che iniziavo sempre io. E allora ti lascio l'onere e l'onore. Facciamo un po' per uno? Sì, stavolta tocca a te. Cominciamo allora come sempre dal volley, partendo da Grotta Azzolina, ancora alla ricerca della sua prima gioia stagionale, la formazione di coach Ortensi nel weekend. Sabato alle 18 andrà a far visita all'Allianz Milano, una trasferta quindi al limite del proibitivo considerato il blasone dell'avversario. Coach Ortensi però crede nell'impresa e allora andiamo a sentire come ci presenta la sfida. Possiamo essere protagonisti a volte anche quando siamo in difficoltà, anche con le assenze, abbiamo nelle corde insomma che possiamo fare anche così una buona pallavolo. Ecco, ripeterla fuori casa, ripeterla andando insomma in trasferta non sarà facile, perché Milano comunque è una squadra molto forte, però noi dovremmo essere bravi insomma nel riproporre lo stesso approccio, nel riproporre lo stesso modo di stare in campo. Restiamo in Superlega. Il giorno successivo, domenica, ma alle 16, attenzione all'orario, si gioca Lube Civitanova Gas Sales Piacenza. Lube che si mangia letteralmente le mani dopo il match al Palabarton di Perugia. Dopo essersi portata sul 2-0, si è infatti fatta raggiungere, superare al tie break da Giannelli e soci. Veramente un grandissimo peccato. Adesso aspetta l'Eurosuole Forum, la nuova capolista solitaria. A Piacenza appunto contro Iuri Romanò e soci sarà necessaria una prestazione di livello. Sentiamo come la vede lo schiacciatore Mattia Bottolo. Domenica giochiamo contro la capolista, contro Piacenza alle ore 4, sarà un incontro veramente spettacolare, perché appunto loro stanno esprimendo un buonissimo gioco e noi lo stesso stiamo alzando il nostro livello partita dopo partita. Sarà fatica sia per loro che per noi. Una di quelle partite che secondo me il pubblico adora vedere, quindi mi raccomando, seguiteci e fate il tifo per la Lube. Passiamo ora al femminile, seconda trasferta consecutiva, la quinta nelle prime 7 giornate di campionato per la Megabox Vallefoglia, che domenica 10 alle 17 sarà impegnata sul campo di Roma, reduce dalla vittoria nei 16esimi di finale di Coppa CEV contro le romene del Rapid Bucarest. Le Tigri vogliono tornare a vincere dopo i due KO consecutivi contro Imoco e Bergamo e allora sentiamo come ci viene presentata la sfida dal DS Alessio Simone. Abbiamo archiviato la sconfitta di Bergamo, rimettendoci subito in palestra per lavorare su quello che non è andato e per pensare subito alla prossima partita di Roma, che sarà una partita molto difficile. Roma viene da un momento sicuramente non facile, quindi avrà assolutamente voglia di interrompere questa striscia negativa, che credo sia arrivata a 5 partite consecutive, quindi sarà una partita molto delicata. Noi dal canto nostro noi dobbiamo rifarci un po' del passo falso di Bergamo, non perché Bergamo sia una squadra che andava battuta per forza, ma per come è stata la partita, soprattutto da parte nostra, insomma. Scendiamo di un gradino, andiamo in A2 femminile. Domani sera alle 20:30 si gioca Balducci Macerata, Valsabbina Brescia, reduce dalla sconfitta in casa della vice capolista Messina, è finita 3-1, quindi dalla lunga trasferta siciliana non ha portato in dote punti la Balducci, che ospita adesso la formazione bresciana, che ha regolato Imola con lo stesso punteggio in classifica. Al terzo posto precede le maceratesi, che inseguono 3 punti dietro. Sentiamo la schiacciatrice Valeria Battista. Partita importantissima sabato prossimo contro Brescia, veniamo da 2 sconfitte che comunque ci hanno aiutato a capire dove potevamo migliorare, quindi ci siamo messi subito in palestra a lavorare, ora siamo pronte a dare il 100% alla partita. Brescia comunque una squadra veramente forte in attacco, ci dobbiamo aspettare tantissimo gioco difficile al centro e hanno il plus di un attaccante mancina che comunque mette sempre in difficoltà, però noi ci stiamo allenando per questo, quindi vi aspettiamo tutti sabato prossimo al Palazzetto alle 8:30 per la partita contro Brescia.
Passiamo ora al basket, cominciando dalla Serie A2. È tornato a suonare l'allarme rosso in casa VL Pesaro, che sembrava essersi ripresa dopo la vittoria su Agri Bertocchi nell'infrasettimanale. È però arrivata la sconfitta contro Udine, che ha fatto precipitare ulteriormente la squadra di Spiro Leca in fondo alla classifica, con l'ultimo posto distante solo due lunghezze. Domenica alle 18 alla Vitrifrigo Arena arriva Rimini in quella che è una vera e propria gara senza appello. E allora andiamo invece adesso al calcio di Serie C. Domenica alle 15 si gioca Ascoli Pontedera, secondo punticino consecutivo per i ragazzi di mister Di Carlo. Se quello in casa con il Campobasso era suonato un pochino come una mezza sconfitta, sicuramente sicuramente meglio quello strappato ad Arezzo, dove comunque i bianconeri sono stati ancora una volta raggiunti dopo essere passati in vantaggio con il solito Corazza. Due punti che non aggiustano una brutta classifica, ma che perlomeno hanno arrestato l'emorragia di 5 sconfitte consecutive. Pesa tanto la sfida con il Pontedera, che viene dal pari con i giovani del Milan. Di tutt'altro umore invece in casa Vis Pesaro, con la formazione biancorossa reduce da 3 vittorie consecutive contro Carpi, Gubbio e l'ultima, quella più pesante, in casa contro la capolista Pescara. La formazione di Roberto Stellone domenica andrà a far visita alla Pianese per cercare di consolidarsi ulteriormente in zona playoff. Un impegno che almeno sulla carta si presenta sicuramente molto più semplice rispetto a quelli precedenti, però insomma il campionato di Serie C, Fabio, ha dimostrato che di partite semplici non ce ne sono. Così come non si sono viste partite semplici nel campionato di Serie D, tutte le partite sono, anzi non è vero, intanto parliamo delle partite in programma domenica alle 15.30, la prima è sicuramente il big match di giornata tra Chieti e San Benedettese, grandissima attesa di fronte la prima contro una delle seconde della classe, comunque due formazioni che ambiscono chiaramente al salto di categoria. Per la squadra di Palladini un crash test molto indicativo, andare a fare il risultato importante all'Angelini darebbe un segnale veramente forte al campionato. Fossombrone e Fermana invece si affrontano in uno dei due derby di giornata, con il Fossombrone terzo in classifica che ospita appunto il giallo-blu fanalino di coda assieme all'Avezzano. Due squadre che quindi stanno vivendo momenti diametralmente opposti, con la formazione di Fucili che sogna ancora la vetta della classifica. E allora intanto andiamo a sentire Sponda Fossombrone, proprio come ci viene presentato il match dal tecnico Fucili. Giochiamo in casa, quindi contro la Fermana, e una squadra organizzata, molto tenace e che fa sicuramente dell'intensità la sua arma migliore. Di conseguenza dovremo cercare di essere bravi e ordinati soprattutto in campo e stare molto attenti alla loro fase offensiva, che potrebbe crearci sicuramente delle problematiche, però siamo in un momento importante e quindi vogliamo cercare di continuare da questo punto di vista a fornire delle buone prestazioni. Sponda Fermana, le parole del direttore sportivo Michele Paolucci. Giochiamo una partita contro una squadra di valore che è stata costruita negli anni e viene da una striscia positiva molto importante, soprattutto delle qualità. Noi abbiamo assolutamente necessità di dare continuità non solo alle prestazioni ma anche ai risultati. Veniamo da un pareggio, fa quasi strano dire, ma forse un pochino stretto, contro l'ottimo Teramo. Abbiamo bisogno di andare a prenderci punti in tutti i campi perché la classifica ce lo richiede, quindi con grande rispetto e ovviamente umiltà cercheremo di portare a casa ciò che possiamo in una trasferta sicuramente insidiosa. Andiamo avanti con Isernia Atletico Ascoli, in attesa di recuperare il match mercoledì prossimo, il match che era stato interrotto contro l'Avezzano. La partita riprenderà dal 28esimo del primo tempo con l'Atletico Ascoli già sul 3-0. La formazione di mister Seccardini si prepara adesso alla trasferta molisana, con i padroni di casa reduci dal pareggio acciuffato in extremis a Civitanova. Vuole invece cancellare il KO rimediato nell'ultimo turno a San Benedetto l'Ancona, che domenica al Del Conero riceve l'Aquila, formazione accreditata ad inizio stagione dalla maggioranza degli addetti ai lavori come una delle favorite alla vittoria finale e che invece deve fare i conti con una serie di risultati altalenanti che ha portato anche in settimana alle dimissioni del tecnico Giovanni Pagliari. Allora,
La vigilia della gara è affidata alle parole del vicepresidente, nonché amministratore delegato biancorosso, Antonio Recchi. Spero che i ragazzi scendano in campo come sono scesi in campo domenica a San Benedetto, dando il massimo e magari togliendo quegli errori fatti, l'errore singolo fatto a San Benedetto e magari finalizzando le varie occasioni che abbiamo avute. Sicuramente come società sappiamo benissimo che dobbiamo invertire la tendenza per poter rifar sognare i nostri tifosi. Domenica sono quasi sicuro che sarà uno dei punti di svolta, speriamo, per il nostro campionato che dovrà ripartire dopo soprattutto il mese di gennaio a prendere la strada giusta. Sempre domenica alle 14:30 si gioca Castelfidardo Notaresco. I ragazzi di mister Giulio Dori sono in un momento decisamente felice, al netto successo al Tubaldi in casa della Recanatese, seguito l'altrettanto largo successo di mercoledì in Coppa con la Civitanovese. In campionato la classifica è ancora complicata, si guarda dunque con grande attenzione alla sfida con gli abruzzesi, diretti concorrenti attualmente un punto sopra i biancoverdi. Sentiamo come ce la presenta il centrocampista Matteo Baldini. Andremo ad affrontare una squadra molto ostica, il Notaresco, che ha un punto in più di noi, ha attraversato le difficoltà come le abbiamo attraversate noi, infatti siamo lì di classifica. Sicuramente ci vorrà il massimo della grinta e dobbiamo mostrare il nostro lato migliore per portare a casa il massimo dei punti in questa partita, come d'altronde vale doppio questa partita perché siamo tutti e due lì in classifica. Momento difficile per la Civitanovese che, come poc'anzi accennato, è reduce dall'eliminazione dalla Coppa Italia arrivata per mano del Castelfidardo. Civitanovese che in campionato è a secco da ben 3 partite, l'ultimo successo infatti risale alla trasferta del Conero contro l'Ancona. La formazione di Santi Alfonsi vuole scrollarsi dal terzultimo posto in classifica. Trasferta a Teramo domenica alle 14:30 e allora sentiamo come ci presenta il match il difensore Ismail Diop. Allora, per domenica già stiamo preparando bene, poi ieri abbiamo la partita, abbiamo giocato, poi subito oggi abbiamo ripreso. Stiamo pensando per domenica per Teramo perché sappiamo che loro hanno una bella squadra in cui è una partita che sicuro che loro non ci regalano niente, anche noi cerchiamo di non regalare niente perché questo momento è fondamentale per noi, dobbiamo crescere in fretta e poi dobbiamo anche cercare di fare punti in questi momenti. È sempre domenica, ma alle 15 si gioca Vigor Senigallia Recanatese, un altro bel derby con due formazioni che si presentano in campo con umori praticamente contrapposti. I rossoblù di Clementi vengono da 2 successi in campionato, l'ultimo a Termoli, oltretutto corroborato dal passaggio di turno in Coppa grazie al successo al Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto. Dall'altra parte i leopardiani, dopo essersi ripresi, hanno perso le ultime 2 in campionato. Il derby di domenica al Tubaldi con il Castelfidardo è costato la panchina a Giacomo Filippi, che per il momento è stato sostituito dal giovane tecnico della Juniores, Lorenzo Bilò. Per lui sarà un esordio assoluto ed è proprio lui a presentarci l'incontro. Lorenzo Bilò. Contro la Recanatese dovremo esprimerci al massimo perché è troppo importante vincere per raggiungere le prime posizioni. Farò del mio meglio per aiutare la squadra. E insomma, e questa era la parte naturalmente della Vigor Senigallia con Idarò, tradotto dal nostro poliglotta Gianmarco Minossi. E invece adesso andiamo a vedere proprio il giovane mister della Recanatese, Lorenzo Bilò. Sì, assolutamente un avversario importante, un avversario che oltre le qualità tecnico, tattiche e fisiche è una squadra molto ben allenata, conosco personalmente il mister, è un ottimo allenatore e soprattutto una grandissima persona e questo sarà ovviamente una difficoltà in più che andremo ad affrontare, però quello che ho detto ai ragazzi è cercare di togliere qualsiasi tipo di alibi, anche legato alle assenze, alle squalifiche, e cercare di ragionare un po' come ti dicevo prima su
su quel pizzico di follia, di sfrontatezza che secondo me è necessario in questo momento per pensare di fare qualcosa di importante. Il punto sull'eccellenza ora con la capolista Montecchio Gallo che riceve i Portuali Dorica dietro il Chiesa Nuova e la Maceratese che saranno impegnate con Osimana e Montefano. Trasferta a Montegranaro per il Matelica e poi c'è il sempre sentitissimo derby tra Urbania e Urbino. Il Fano, ultimo in classifica, riceve il Tolentino, spicca anche lo scontro diretto in chiave salvezza tra Fabriano Cerreto e Monturano Campiglione. E allora torniamo al basket, siamo alla Serie B nazionale, si gioca domenica pomeriggio alle 18 la sfida tra Risto Pro Fabriano e Fabo Montecatini. Cartai che nell'infrasettimanale sono stati impegnati a Caserta e sono tornati dalla Campania con un passivo veramente pesante, veramente una serata nera da cancellare subito nell'impegno interno che vedrà appunto i ragazzi di coach Nicolai ospitare la formazione toscana che sempre mercoledì ha invece avuto la meglio nel derby con Livorno. E dopo la discussa sconfitta contro Ruvo nell'infrasettimanale, la general contractor Iesi fa visita a Ravenna domenica alle 18. A parlare per i Leoncelli è l'ala centro Dario Zucca. Domenica ci aspetta una partita importante con Ravenna in trasferta. Squadra giovane che sicuramente fa dell'atletismo e del gioco veloce le proprie armi, e con giocatori anche offensivamente importanti, mi viene in mente Flavio Gai che ho incontrato in questi anni. Noi arriviamo a due partite in casa dove comunque penso che sia venuto fuori il lavoro che stiamo conducendo in palestra. Credo che abbiamo un momento di sbilancio, le dico positivo, e comunque in crescendo sicuramente dobbiamo ancora mettere a posto qualche cosa, ma andremo lì con chiaramente tutta la voglia di prenderci questi due punti. E adesso andiamo alla B interregionale, andiamo in ordine cronologico con il primo match che si gioca domani pomeriggio alle 18 ed è il derby tra Loreto Pesaro e Golden Gas Senigallia, sfida veramente interessante al Pala Megabox tra due squadre, entrambe nel gruppo delle prime inseguitrici della capolista solitaria Recanati. I pesaresi di coach Ceccarelli sembrano aver trovato il ritmo giusto ed hanno superato in agilità l'ambizioso Matelica agganciandolo in classifica. Da parte loro i senigalliesi di Petitto hanno addirittura dilagato con Porto Recanati rifilando agli avversari un ultra trentello e siamo proprio nella sponda senigalliese con il match che ci viene presentato dal vice coach Gabriele Marini. Siamo reduci da una prestazione molto buona, indubbiamente in casa contro Porto Recanati, non c'è tempo per pensare insomma a quello che è stato perché già sabato saremo in campo contro una delle favorite del campionato che è il Loreto Pesaro, squadra molto lunga, molto forte con giocatori di categoria, soprattutto Santucci, insomma, che è un ex, anche Delfino piuttosto che Battisti, gente che ha anche calcato campi di Serie A. Sarà una partita molto molto difficile dove dovremo essere bravi a confermare quello che di buono abbiamo fatto nelle ultime partite, nonostante qualche passaggio vuoto, dove appunto la difesa è stata sicuramente la causa principale delle nostre buone prestazioni e l'attacco è stato sicuramente una conseguenza del ritmo che abbiamo imposto alla partita. Trasferta a Ozzano per la Svezia Recanati che vuole rialzare la testa dopo la sconfitta nel derby contro Civitanova, sfida che ci viene presentata dalla guardiala Edoardo Fontana. In settimana abbiamo analizzato i vari errori commessi nella partita di domenica contro Civitanova e vogliamo sicuramente riscattarci adesso sabato a Ozzano, sappiamo che sarà una sfida difficile contro sicuramente una squadra ben attrezzata che viene da una bella vittoria in trasferta a Valdiceppo. Siamo pronti, siamo carichi, sappiamo che dobbiamo restare concentrati per 40 minuti perché affronteremo una squadra con elementi sicuramente importanti per la categoria che hanno calcato parche importanti sicuramente. Nulla, siamo pronti e speriamo di riuscire a portare a casa i due punti sabato. Rispetto a questo match, un quarto d'ora più tardi, domani sera alle 21:15, in programma
la sfida tra Porto Recanati, Siconte e Val di Ceppo. Parlavamo poc'anzi della pesante sconfitta di Senigallia con gli uomini di coach Trullo che sono chiamati a cancellare ospitando una formazione umbra guidata in panchina dall'anconetano Filippetti, reduce dalla sconfitta interna con Ozzano. Sentiamo cosa ci dice in proposito l'assistente allenatore Andrea Peverada. Sabato alle 21.15 torniamo a giocare sul nostro parquet di casa qui al Paramedi di Porto Recanati. Ospiteremo per l'ottava giornata di campionato Val di Ceppo, una formazione in salute che sta facendo bene con molti giocatori pericolosi, responsabilità in attacco condivise fra tutti. Noi dobbiamo pensare assolutamente a cancellare quella che è stata l'ultima partita, l'ultima brutta prestazione di domenica scorsa. Siamo determinati e vogliosi di tornare subito alla vittoria per continuare il nostro percorso. E tra le gare di spicco anche il derby tra Virtus Civitanova e Bramante Pesaro. La Virtus, come detto, è reduce dalla vittoria in trasferta sul campo di Recanati, mentre Bramante vuole cancellare il KO rimediato contro Roseto. Appuntamento quindi a domenica alle 18. Fabio, anche per oggi è tutto? No, non è tutto, perché c'è ancora un match che completa il quadro, quello tra Olimpia Castello e Alle Imatelica, che si gioca mezz'ora più tardi alle 18.30 di domenica pomeriggio. La Vigor è dunque impegnata in Emilia-Romagna con l'obiettivo di riprendere la marcia dopo lo stop nel derby con il Loreto Pesaro. I padroni di casa nell'ultimo turno hanno ripreso fiato andando a vincere in casa del Teramo, la formazione abruzzese che si trova già staccata all'ultimo posto in classifica. Sentiamo come ci presenta il match il centro Giacomo Eliantonio. Stiamo preparando la partita in settimana. E stiamo preparando le cose che dovremo fare per andare lì il più preparati possibile. Ecco, poi noi ovviamente siamo concentrati anche sul lavoro che c'è da fare su di noi, quindi ecco, in questo periodo, ecco, io sono arrivato in un periodo anche di emergenza e quindi siamo concentrati anche sul sistemare le nostre problematiche. E questa volta, Fabio, siamo giunti davvero al termine. Avevi fretta? Volevi andare via? No, in realtà no. Di questa 62esima puntata di Minuto Zero. Allora, grazie ancora agli uffici stampa per i loro contributi che ci hanno mandato. In bocca al lupo per questo weekend sportivo. Grazie anche a William Tarducci in regia. Fabio, noi ci rivediamo venerdì prossimo. Assolutamente sì. Grazie della vostra attenzione. Buona serata.